stata per me l'occasione per comprendere meglio la differenza tra il viaggio e il pellegrinaggio, tra il turista e il pellegrino. Devo dire che in questo ci ha aiutato molto anche il vescovo Giuseppe Pasetto, che abbiamo incontrato a Tbilisi, la capitale della Georgia. Lui ha dato questa definizione del pellegrinaggio rispetto al giro turistico. Dice: il turista vede ciò che gli viene presentato, il pellegrino riesce a vedere anche ciò che immediatamente non è visibile. Il pellegrinaggio non è un turismo e basta. Vedete, c'è, così, no? Aggiungo una cosa, c'è un'icona, sapete che in Georgia, come nei paesi ortodossi, l'icona è una delle cose principali e si parla con l'icona. L'icona, voi sapete che è una parola scritta, ecco, invece non disegnata, però quello che disegna le icone scrive l'icona, si dice scrivere l'icona. Ecco, è la parola di Dio. Ecco, c'è un'icona, secondo me, molto bella, che ci dice bene che cos'è un pellegrinaggio. Ve la dico così, quella mi è venuta in mente. È l'icona di Maria che va a trovare Elisabetta. In breve, perché ci ho riflettuto molto, ho fatto anche una piccola letterina alla chiesa, nostra chiesa. Perché quando Maria si muove, si alza, si muove, quindi il pellegrinaggio è muoversi, però quando va ad Elisabetta, che cosa fa? Lei vede in Elisabetta quello che non si vedeva. Lei vede Giovanni Battista, che era nel grembo, ed Elisabetta vede in Maria quello che non si vedeva, vede Gesù. Ecco, il pellegrinaggio è un vedere quello che non si vede. Ecco, io credo che abbiamo vissuto un'esperienza di questo genere. Siamo riusciti insieme a riconoscere, direi meglio, con l'aiuto reciproco anche delle nostre guide, ma non solo, ciò che non era immediatamente visibile, e quindi percepire il valore di una realtà che va al di là di ciò che immediatamente appare. Provo a esprimere che cosa l'Armenia e la Georgia hanno detto a me. Beh, anzitutto, ciò che è immediatamente visibile non perde il suo valore, è una questione di profondità, occorre riconoscere ciò che è invisibile a partire da ciò che è visibile. In alcuni casi ciò che è visibile porta immediatamente con sé la sua profondità. Voglio dire, abbiamo visto dei paesaggi molto, molto belli, molto suggestivi per quanto riguarda l'Armenia, il monte Ararat, che è un po' il simbolo di tutta questa nazione. Abbiamo visto, per quanto riguarda la Georgia, il Caucaso, che francamente non immaginavo così. Abbiamo visto i fiumi, i laghi di questi territori. Tutto questo già di suo trasmette una rivelazione. Credo ci sia modo e modo di guardare le bellezze della natura. Per quanto riguarda invece più in generale l'esperienza dell'incontro con queste due nazioni, questi due popoli, dell'Armenia mi ha colpito questo contrasto tra la sofferenza che ha patito negli anni della sua storia, molto molto complessa, piuttosto contorta, fino all'esperienza, direi, tragica del genocidio, il contrasto tra questo aspetto e la voglia di vivere che abbiamo percepito e che io ho visto un po' quasi concretizzati in alcuni elementi, nel fatto, per esempio, che
questa nazione ci fossero molte famiglie con bambini piccoli e quindi con futuro, il fatto che la gente volentieri la sera si riunisce, abbiamo visto nella piazza centrale di Yerevan questo spettacolo delle fontane danzanti, la musica con questi giochi d'acqua. Mi ha dato l'impressione tutto questo di una voglia di vivere, una gioia di vivere, un desiderio di costruire, e che a mio parere è molto significativo, a fronte, ripeto, di una sofferenza, direi al limite del sopportabile, che la storia di queste popolazioni ci consegna. Della Georgia mi ha colpito intanto sia la capitale sia il territorio. Francamente mi è apparso molto diverso da quanto io immaginavo. Il Caucaso è molto affascinante proprio come paesaggio. Tbilisi, la capitale della Georgia, è una città molto viva, molto anche una città che si presenta molto bene, anche al primo impatto dà l'impressione di una città che sta coniugando in maniera molto intelligente la modernità con le tradizioni. Mi ha colpito anche il desiderio di costruire la propria storia, di trovare la propria posizione all'interno anche della geopolitica internazionale, non senza fatica, e anche in questo caso, come già nell'Armenia, io ho visto un popolo che ha una forte identità, e in entrambi i casi, questo vorrei particolarmente sottolineare, abbiamo colto un po' tutti questo forte legame tra l'identità proprio popolo, della propria nazione e l'esperienza di fede cristiana. Il cristianesimo ha segnato e continua a segnare la storia di questi due popoli, di queste due nazioni, ed è una delle ragioni fondamentali della profondità di questa esperienza di vita che anche dentro la modernità loro stanno portando avanti. Posso dire che la fede è essenziale e fondamentale nell'animo degli armeni. Tutti questi secoli, malgrado tutte le persecuzioni che hanno avuto, non è soltanto il genocidio del 1915, ma dai primi secoli hanno pagato la loro fede con il loro sangue. Quindi è completamente fondamentale, quando dico il cristianesimo corre nei veni della persona armena da quel tempo fino ad oggi. Si può accettare tutto, ma quando si avvicina alla fede diventano veramente forti e pieni di spirito e di testimonianza. Devo dire francamente che la Chiesa armeno apostolica e cattolica hanno la medesima credenza, la medesima fede,
i stessi sacramenti, lo stesso rito, gli stessi inni, non c'è assolutamente una differenza fra le due, se no la Santa Sede, diciamo il Papa, che anche questo è il risultato di una situazione politica e non dogmatica. Quindi praticamente, secondo me, la Chiesa è ancora nel cuore della Chiesa Universale di Gesù. Tanto mi sembra di poter dire che noi abbiamo vissuto bene le nostre celebrazioni eucaristiche, sono stati per noi un momento nel quale fare un po' sintesi dell'esperienza che quotidianamente vivevamo, condividevamo, sono stati anche momenti nei quali metterci in ascolto della parola di Dio, di provare a comprendere il legame tra questa stessa parola e l'esperienza che giorno per giorno ci veniva donata, ci veniva offerta. Quindi anzitutto questo direi, noi abbiamo voluto e cercato di vivere intensamente la nostra celebrazione eucaristica, che ha la sua forma, la sua modalità, è quella della Chiesa Cattolica Romana. Abbiamo poi avuto occasione di incontrare la Divina Liturgia ortodossa, sia nella forma armena che nella forma georgiana. Dicevo, io sono stato molto colpito dall'attaccamento di queste popolazioni alla fede cristiana. Questa è l'espressione della Chiesa Ortodossa, ci aiuta a intuire che la celebrazione che noi compiamo ha un valore molto alto, c'è sempre un po' il rischio di abituarsi, no? a ciò che si vive. La forma stessa della Divina Liturgia nella Chiesa Ortodossa esprime questo valore lo rende forse, direi, più percepibile. Direi ricavo dall'esperienza vissuta anche questo, l'importanza di una liturgia che è strettamente legata alla vita e che ce ne fa percepire la profondità mettendoci in contatto diretto con il mistero di Dio, nella forma cristiana, perché l'Eucaristia nasce dal mistero dell'Incarnazione. Incontrare Dio non significa uscire fuori dai confini del vissuto quotidiano, ma vuol dire scoprire ciò che sta all'origine di quella vita che è poi la vita di ogni giorno. Abbiamo
vissuto un pellegrinaggio in due paesi nei quali noi abbiamo già una struttura logistica in grado di soddisfare le esigenze di un pellegrinaggio diocesano che per sua natura è sempre numeroso, per cui gestire la logistica di gruppi numerosi lo si può fare solo nel caso in cui si hanno dei corrispondenti seri, rodati e con i quali c'è un rapporto proficuo ormai da tempo. Il desiderio è quello di sviluppare in entrambi gli stati sempre più la presenza di cristiani, e di cristiani che vengono dalle nostre terre, dalla nostra Italia, perché da una parte gli armeni hanno bisogno della nostra presenza, della condivisione delle loro preoccupazioni e della loro storia. Dall'altra, i georgiani allo stesso tempo hanno anche lì bisogno di avere nei cristiani cattolici un appoggio e allo stesso tempo un confronto con la loro tradizione ortodossa.